Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se siete capitati su questo video vuol dire che come me siete appassionati di motori. Ebbene sì, quante volte vi sarà capitato di dover dire scelgo una nuova auto, cambio macchina? Ebbene sì, ho deciso di confessarvi, di raccontarvi quelle che sono per me le 5 caratteristiche fondamentali, le 5 cose che più tengo in considerazione quando scelgo una nuova vettura. Spero così di darvi spunto e soprattutto fatemi sapere poi a fine video nei commenti qui sotto quali sono invece per voi le 5 caratteristiche che tenete assolutamente tassativamente in considerazione quando scegliete una nuova auto. Non ci perdiamo però troppo in chiacchiere, ho deciso di partire dal fondo della classifica, da quelle caratteristiche meno importanti che mi interessano, sì, ma tengo in considerazione meno rispetto ad altre, ossia gli interni. Gli interni di una vettura, sì, li guardo, li considero sempre quando scelgo una macchina nuova, ma diciamo che non sto lì a vedere se la vettura mi piace, la macchina mi piace, che abbia gli interni in pelle, che abbia gli interni in alcantara, che li abbia in tessuto, che li abbia in qualsiasi altra cosa. Quindi è una cosa che considero, sì, ma non è determinante così quanto lo sono altre cose nella decisione. Al quarto posto invece ho deciso di mettere come una delle caratteristiche quasi fondamentali i costi di gestione. Perché ho messo questo punto? Beh, mi sembra ovvio, mi sembra scontato. Di sicuro non vado ad acquistare una vettura che può avere dei costi di gestione stratosferici, che possono essere tagliando, costi dei ricambi, costi di manutenzione varia, costi di qualsiasi altri costi, costi del bollo, costi. Non andrei ad esempio ad acquistare, mi viene in mente, una RX8, perché con il motore che si ritrova so di tante brutte cose costate davvero tanto, quindi la scarterei, anche fosse una vettura nuova. Quindi tengo sempre in considerazione ovviamente i costi di gestione, soprattutto il costo del bollo, che purtroppo in questo bel paese varia in base ai kilowatt di potenza, quindi per noi appassionati è una cosa che ci punzecchia tutti gli anni almeno una volta, almeno per chi lo paga. Al terzo posto ragazzi ho deciso di mettere una delle caratteristiche quasi tassative, anzi tassativa, che tengo in considerazione quando scelgo una nuova vettura, ossia la meccanica e la tenuta di strada. Cerco sempre di valutare le gomme che monta, soprattutto quelle omologate a libretto, le sospensioni, i freni, l'assetto, la ripartizione dei pesi. Sono tante cose che vanno considerate nella scelta di una macchina, perché se vi ritrovate una macchina con un baricentro altissimo e delle gommine larghe così della bicicletta o del ciao, capite che non è una macchina sicura, non è una macchina con la quale vi potete divertire, non è una macchina che tiene bene la strada. E quindi mi piacciono vetture, cerco di scegliere vetture con gomme più larghe possibile, non esageratamente, anche perché poi i consumi ne risentono, e soprattutto a cambiarle vi costa tanto, ma che abbia un buon rapporto tra i benefici, quindi la tenuta di strada, la sportività e così via, e i costi dei vari componenti. Come seconda e penultima caratteristica che tengo in considerazione sempre quando scelgo una vettura, ovviamente, penso lo facciamo un po' tutti, è il motore. Non sceglierei mai una macchina senza sapere esattamente che motore monta, se ha avuto problemi, di che tipologia è, come è fatto, quanto costano i ricambi. Tutte queste cose sono cose fondamentali che determinano la scelta di una vettura, oltre ovviamente alla potenza, alla coppia, oltre ovviamente al fatto se sia benzina, GPL, gas, diesel, metano, idrogeno e chi più ne ha più ne metta. Che sono cose ovviamente che uno che va ad acquistare una vettura nuova usata deve sapere. Scelgo la nuova vettura sì tenendo in considerazione tutte queste cose, ma
ovviamente anche in base alle mie esigenze, perché sicuramente non andrò a prendere una vettura a benzina se devo fare 1000 chilometri al mese. Devo un attimo valutare soprattutto le mie esigenze, perché il motore è una delle cose più determinanti in una vettura, ovviamente. In base al motore che scegliete avrete problemi, avrete vantaggi, avrete costi maggiori, costi inferiori, rogne e così via. Quindi valutate molto molto bene, è forse la cosa più fondamentale di un'autovettura. Certo che se poi il motore è un bellissimo motore, tutto il resto cade a pezzi. Infine ho deciso di mettere al primo posto forse la cosa più scontata, ovvero l'estetica. Beh, ma voi direte, è ovvio, non scegli una macchina, non compri una macchina che non ti piaccia. È vero. Però dovete pensare che molte persone lo fanno. No, a parte gli scherzi, voi comprereste mai una vettura che ha la meccanica della Ferrari, l'estetica della Ferrari, il motore della Ferrari, ma che esternamente è una Panda? No. Quindi ragazzi, queste sono le 5 cose che valuto quando decido di acquistare una nuova vettura, quando scelgo una nuova vettura. La scelgo per l'estetica, mi deve piacere, deve essere bella, accattivante, sportiva. La scelgo per il motore perché deve essere prestante, divertente, allegro, non deve essere troppo morto, spento e così via, deve essere per quello che sono le mie possibilità sportivo. La scelgo sicuramente per la meccanica, per la tenuta, non devono esserci sui freni a tamburo che montavano sulla due cavalli. La scelgo poi ovviamente per i costi di gestione, perché devo valutare anche le mie finanze, penso anche voi. E la scelgo infine poi per gli interni, ma appunto una cosa che posso anche eventualmente tralasciare. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia stato almeno un po' utile nella scelta della vostra prossima vettura. Noi ci vediamo al prossimo, vi ricordo sempre di lasciare un pollicione in su al video se vi fosse piaciuto, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!